Con Brigitte Hagem, appena rientrata a prestito ad Alessandria, sei contenta di essere tornata in quella che può essere considerata la tua casa? Certo, sono molto contenta, mi mancavano molto le mie compagne, sono stata felicissima di rientrare. Ecco, ad Alessandria questi 6 mesi come sono stati? Allora, mi sono trovata bene per quanto riguarda le mie compagne e il mister, l'unico problema era questa lontananza che ogni volta per gli allenamenti e per le partite era un po' pesante, soprattutto perché io con la scuola, tornando a casa tardi e svegliandomi al mattino presto, era un po' troppo dura. A livello calcistico comunque una buona esperienza, hai fatto anche l'esordio in Serie A2, quindi ti sei confrontata col mondo dei grandi. Esatto. Ecco, adesso torni qua al Torino, ti ritrovi in Serie A. In una squadra che è la fusione della vecchia squadra delle giovanissime e della Primavera che l'anno scorso ha vinto il campionato. Come ti sembra questa squadra? Allora, beh, le ragazze io le conosco tutte, per fortuna sono delle bravissime ragazze, le vedo molto bene, unite tra di loro. E, per quanto riguarda invece il campionato, secondo me c'è molto da lavorare, però piano piano ci stanno riuscendo e spero di riuscirci anch'io adesso. A Chiaselli sull'ultima partita c'è stato il tuo riesordio nel Torino, la prestazione è stata più che positiva tua personale, adesso però bisogna iniziare a fare punti subito sabato contro il Fiamma Monza. Sì, per quanto riguarda la partita di Chiaselli, sì, io non sono molto soddisfatta di me stessa, secondo me ho fatto troppi errori. Per sabato invece si spera di far molto bene, soprattutto di giocare. Come si affronta un girone di ritorno in una classifica, possiamo dirlo, un po' deficitaria? Con molto impegno, con impegnandosi, rimanendo unite soprattutto noi ragazze del gruppo e anche con un po' di fortuna, secondo me.